Quanto sei d'accordo con questa affermazione da 1 a 5? No, no. 1 solo perché non c'è lo 0. Manca per niente. No, ragazzi, ma che mi manca? Non ero una grandissima fan. Quando quei bambini che odiavo il formaggio. Mi facevano stare male. Mi pesavano sulla digestione. Il latte in vita mia non l'ho mai bevuto. Intorno ai 22-23 anni, quindi prima di diventare vegana, ha iniziato ad infastidirmi il sapore, ha iniziato ad infastidirmi l'odore. Per molti anni l'unica cosa che dicevo sfizio, che mi mancava, era la panna montata. Da quando, da qualche anno, è arrivata anche la panna montata vegana, non mi manca neanche quella. E quindi adesso ci sono dei sostituti che sono veramente buoni, quindi non, ogni tanto mi tolgo questo sfizio, ogni tanto perché per non sgarrare. Non mi manca niente, sinceramente. Nel senso che quando mi trovo al ristorante non ho mai voglia di ordinare qualcosa derivato del latte. Però te lo ricordi quella volta che eravamo in vacanza, abbiamo preso la pizza ed era caduta una goccia di formaggio sulla pizza. E abbiamo mangiato e detto: hai sentito anche tu il formaggio? Sai cosa? Da quel momento, perché comunque è un arco riflesso, cioè il cervello se lo ricorda che Dio era buonissimo. Sì. Sappiamo e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che ci fa sentire peggio. E quindi perché puoi stare peggio? Non è che le spiace e pensi, oh, manca quella roba lì, no. Non mi sentirei di dire che tutti i giorni ci penso. I miei problemi non sono questi, ecco. Non mi manca mai qualche cosa che è legato a roba con cui non sono d'accordo. E la parte cognitiva si mescola a quella fisica e non sento la mancanza perché l'ho scelto, perché mi sembra giusto. Sicuramente è un modo di portare nella propria bocca la propria etica. Una volta che si ha quel sapore non si può tornare indietro. Ricordo che il giorno in cui ho scoperto quello che avveniva dietro la produzione del latte e latticini, insomma, formaggi, yogurt, eccetera, mi sono proprio detta no, ok, io qui non posso farcela. E allora ho fatto proprio un discorso con me stessa e mi sono detta: va bene, ok, agiamo, cosa puoi fare? Cerca diverse alternative vegane, sai che esistono, prova diverse marche e valuta. Ormai ci sono talmente tante alternative che il mio palato è totalmente soddisfatto, cioè abbiamo la mozzarella che fila. Ci sono numerosi prodotti che richiamano il famoso parmigiano sulla pasta. Lo stracchino, abbiamo tutto, il gorgonzola, cioè. La mozzarella per la pizza, purtroppo non siamo ancora a quei livelli. Però non mi manca in sé mangiare quei prodotti lì. Rispetto a 15 anni fa, per me il concetto di fondere era qualcosa di tutto utopico. Mi dicevo: pensa se un domani la scienza riuscirà a trovare un prodotto che lo metti in un panino e si scioglie, no? Oggi è così. I formaggi vegetali mi piacciono, credo che ci sia un grande futuro. È nato in questi ultimi anni una wave di piccoli business che hanno imparato a portare le tecniche della tradizione casearia dentro alla neotradizione vegetale. Innanzitutto sono prodotti naturali, quindi c'è la fermentazione della frutta secca. Sono anche molto sani, nutrienti, poi hanno anche un gusto ottimo dal mio punto di vista. Questo lo dico io che ovviamente ho le papille gustative totalmente non obiettive, ma lo dicono anche delle persone che ho intorno che li mangiano tutti i giorni. Però mi rendo conto che sto anche parlando di determinati formaggi vegetali, perché poi ci sono altri formaggi vegetali che sono a base di determinati ingredienti come olio di cocco e grassi vari. Quelli non li considero, onestamente, non mi piacciono molto quelli. Erano dei tentativi di ricostruire dei sapori un po' maldestri. Invece negli ultimi anni sono nati dei prodotti migliori a livello di sapore e sono dei prodotti diversi. E quindi ho detto: se tutte le persone onnivore assaggiassero questi prodotti, capirebbero che potrebbero mangiare le stesse cose senza far del male a nessuno, senza inquinare e facendo anche del bene a se stessi, perché a livello di salute fanno molto meglio, insomma. Non mi manca mangiare prodotti derivati dal latte, mi manca avere alcuni prodotti che di origine vegetale abbiano un certo tipo di consistenza che normalmente i prodotti derivati dal latte hanno.
ancora dopo 2 anni riconosco che sia difficile dire no, non mangio quel cornetto, no, non mangio quel dolce perché magari c'è il latte vaccino dentro, quindi per questo gli ho dato un 2. Sono di Bergamo, penso, cioè io ho mangiato formaggio ogni giorno della mia vita per tutta la mia vita prima di diventare vegana, quindi faceva molto molto parte del mio retaggio e c'era una memoria facevo fatica a rimuovere. Per esempio il gorgonzola è qualcosa che faceva veramente parte della mia cultura alimentare, di un sapore che conoscevo molto bene, che ero abituato a consumare con piacere. Siamo veramente a tanto così dall'avere delle riproduzioni veramente fedeli a base di ingredienti vegetali. Siamo lì ma non lì. Ne ho mangiato uno veramente vegetale che era praticamente identico, che però aveva un prezzo improponibile. Però ho anche scoperto come si fanno e quindi di conseguenza quando appunto ho il tempo e la voglia li faccio io. Però devo ammettere che una delle mie preoccupazioni principali quando sono diventata vegana è stata: ah, ma ora non potrò più mangiare il brie, ma che faccio? E credevo che sarebbe stata questa grandissima perdita, che mi sarebbe mancato incredibilmente. Alla fine non è stato così, alla fine è semplicemente un discorso di abitudine, dei sapori. Ti abitui ad altri sapori e anche quando mi è capitato per sbaglio di incrociare, magari non lo so perché ho mangiato qualcosa venuto a contatto con un formaggio, ho sentito un sapore estremamente forte e ho proprio pensato: oh mio Dio, sono completamente disabituata a questo sapore. Non mi manca perché so perfettamente che ne posso fare a meno e in più ci sono anche delle sostituzioni valide, ci sono dei prodotti derivati dal latte che non sono ancora stati degnamente sostituiti, ma ci arriveremo, quindi bene. Sì, un po' sì. Un 3. Ovviamente togliere i latticini è stata una delle parti più difficili. Nel senso che sarei super ipocrita se dicessi che non mi mancano. Perché i formaggi sono buoni. C'è tanto grasso, c'è tanto sale, c'è tanto umami. Non, cioè è proprio una cosa che fa piacere alle tue papille gustative. Siamo un po' a metà, non esageratamente. Cioè la mia vita quotidiana l'avevo benissimo senza e non lo definirei un sacrificio, non lo definirei una cosa che mi costa fatica, però ogni tanto il pensiero chiaramente esiste. I prodotti derivati dal latte sono probabilmente una delle cose che mi manca di più. Ogni volta che ho una voglia di formaggio vegetale, devo semplicemente capire di che tipo di formaggio voglia e cercare il sostituto vegetale che più ci assomiglia. Un tempo mi sentivo un po' vacillare perché ce n'erano poche di alternative e facevo fatica e mi mancava proprio il gusto, soprattutto della mozzarella, del formaggio. E adesso no, sono Wonder Woman. Magari non a casa, ma magari nelle situazioni sociali, tipo andare a mangiare la pizza. La mozzarella sulla pizza, quella è l'unica cosa che mi manca. Perché c'è un numero finito di marinare con inserisci quei ingredienti che puoi prendere prima che dici tipo che palle. Mentre invece, cioè tipo, la pizza in sé ha tutta una complessità in più che mi viene a mancare. Quando ho visto che non riuscivo ad avere esattamente quello che volevo dal mercato, ho iniziato ad autoprodurre e a cercare di replicare delle ricette che poi le persone potessero anche facilmente rifare a casa. E una che ha avuto un sacco di successo è quella della mozzarella che si scioglie sulla pizza, perché avere una mozzarella vegana che si sciolga sulla pizza è un'impresa. Poi sono sicuro che ci siano dei posti che fanno delle pizze con un sacco di formaggi vegetali, con un sacco di ingredienti più ricercati, delle creme, delle cose che mi darebbero la stessa esperienza. È solo che devo organizzarmi un mese prima per andare in quella città dove ha aperto quella pizzeria con quella cosa. Quindi vorrei poter provare un'esperienza simile più facilmente. Mi manca semplicemente quella cosa che sapevo cosa potevo mangiare. 3 settimane fa che sono stata a Bologna ho dovuto girare 4 bar prima di trovare una cosa vegana. Diciamo che un po' mi manca, ma veramente questo mi manca per una ragione diciamo, nobile per me. Ecco. È il gruppo di autoaiuto per i casei nomani. E sì, a me i formaggi mancano, però
La buona notizia è che la tecnologia ci assiste. Questa è una cosa bellissima. Io a Natale almeno 2 o 3 formaggi fermentati me li compro e me li spacco da sola praticamente, cioè proprio li voglio mangiare. Quindi l'orizzonte è sereno e abbiamo il vento in poppa. Non abbiamo nulla da temere, abbiamo il mascarpone, il gorgonzola, cioè il brie, di che stiamo parlando.